Questa è una cappella Baglioni del 400, quindi il connubio tra arte contemporanea e ovviamente artisti del 1400 è sempre una cosa bellissima. E ovviamente un'iniziativa questa qui importante perché potrebbe far rinascere questo borgo che è stato per tanti anni tralasciato dalla popolazione e dal comune di Garfignano. E quindi faccio un grande ringraziamento. Voglio avere anche un grande applauso perché persone come Antonio, che ovviamente non sono né di Garfignani né di Sivicciano, credono in questo territorio e quindi fa tanto piacere vedere questa iniziativa da parte loro, questa comunità cilena attiva a Sivicciano per fare un rinascere e fare dei soci. Quindi vorrei fare un grosso applauso ad Antonio, a Claudia. Internazionale, quindi sta nel nostro piccolo paesino, ma oggi non è piccolo paesino, un paesino ovviamente anche internazionale, perché avere un artista di questa fama nel nostro paese ci rende tanto orgogliosi e di conseguenza è soltanto e merito anche dell'associazione, di quanti i collaboratori di questa associazione che hanno portato a questo tipo di evento. E infatti la torre era un problema per il comune, sapere cosa poteva diventare, addirittura anche se ipotizzato dalla demolizione. E mentre io ci ho avuto l'idea geniale, a questo punto geniale, di Antonio di rivalorizzare una cosa che ovviamente tutti quanti non sono mai riusciti ad risollevare. E quindi io ringrazio a nome dell'amministrazione le iniziative che fa Antonio insieme agli altri dell'associazione Palinsesto. Io voglio rubarvi altro tempo perché oggi siamo qui per sentire l'iniziativa dell'associazione. Vi ringrazio ovviamente tutti quanti i partecipanti che sono venuti e buon divertimento, buona presentazione.